Luca. Ed eccoci qui, questa sera Casa De Chiesa si è spostata virtualmente in uno dei più belli e famosi comprensori sciistici e montani del mondo, ovvero la Val Gardena Gröden, sede da oltre di 50 anni di una delle tappe di Coppa del Mondo di sci alpino sulla difficile tecnica pista Saslong. Ringraziamo sin dall'inizio per l'ospitalità il presidente del COL, il presidente del comitato organizzatore Rainer Senoner, la responsabile della segreteria generale Claudia Riffesser, Hannes Kruls, che è il chief of communication, il capo di comunicazione del comitato della Saslong, e un saluto, un grazie anche a, prima di salutare gli altri ospiti, due gardenesi doc, un grazie a Werner Peratoner per la sua presenza sia come ex atleta dell'Italjet ma ora membro del comitato organizzatore della Saslong, e con immenso piacere l'unica femmina, l'unica atleta e che atleta gardenese doc, punta di diamante anche della squadra azzurra di velocità, poi spiegheremo perché abbiamo qui con noi, benvenuta e grazie di essere qui con noi, Nicole De Lago. Ciao Nicole. Ciao, buonasera. Un saluto anche al grandissimo Pietro Vitalini, affezionato, poi ci spiegherà per varie ragioni anche alla Saslong. Ciao Pietro. Ciao a tutti. E un saluto, non poteva mancare, possiamo chiamarlo uno dei due, Mr. Saslong Winner, il grandissimo Christian Ghedina. Ciao Ghedo, piacere di averti con noi anche questa sera. Ciao a tutti. Allora Paolino, hai visto che attori in campo abbiamo questa sera? Ci siamo spostati grazie al comitato organizzatore della Saslong. Siamo partiti con il piede sbagliato. Già sono indispettito e arrabbiato con Senoner, il presidente del comitato organizzatore della Saslong, perché poteva mandarcelo un po' più brutto sto video. Mi è venuta una struggente voglia di sciare, maledetto, cioè mi ha fatto arrabbiare. Rainer, cavoli, la prossima volta più brutto queste immagini, un po' di neve che non si vede niente, no? Questo sole, questa neve stupenda, le montagne della Val Gardena, vabbè dai, abbiamo sognato un po', 30 secondi di sogno, sì. Buonasera a tutti i nostri ospiti, grazie Weppa come al solito, che bello vedere la Nicole così in forma, sempre bella e sorridente come quando arriva in fondo alle gare, se vada sul podio, se non ci va, è sempre così, e quindi questo è fantastico. Werner Peratoner, che bello vedere Werner, beh, lui vabbè, fa di tutto, ma diciamo che parliamo di Saslong, questa sera soprattutto si è specializzato perché la preparazione della Saslong è perfetta. E ad esempio in tutto il mondo, quando parliamo di preparazione di una discesa, poi no. E Pietro mi confermeranno. Quindi grazie Werner, no. 11 podi, due vittorie. Non ti sento, Paolo. Grande Peter, non riesco a sentire. Ah, che peccato, perché stavo parlando male di te, è un peccato. Pietro Vitalini, detto all'Italia, no, è divertente, no? Cioè, la maggior parte di quelli che ci ascoltano sanno perché lo chiamano l'Italia, ma quelli che non lo sanno, ve lo facciamo spiegare dal Ghedo. Ciao Ghedo, grande, spettacolo. Ciao Paolino, tutto a posto? Sì, a posto, guarda. Sì. No, sai che l'altro giorno ho riso come un pazzo per te? Perché io non l'ho ancora visto. No, non avevo visto lo scherzo che ti ha fatto le Iene. L'ho fatto vedere l'altro giorno. È arrivato anche a Saluzzo, lo scherzo di... sei un grande, proprio bene. Ho tolto la scena, ma dovevo salutare i miei amici. Hai fatto bene a salutarli perché sono veramente dei grandi amici. Allora abbiamo detto oltre 50 anni di sci, oltre 50 anni di Coppa del Mondo, tutto iniziò, no, Paolino e Werner, nel 1969, prima volta si tenne in Val Gardena una gara di sci di Coppa del Mondo, e da lì iniziò questa grande avventura portando la Saslong ai massimi livelli, diventando una classica del circo azzurro. Vediamo un po' se Werner e Paolino riconoscono questa atleta con il pettorale numero 3 che sta affrontando il gigante ai mondiali del 1970. Allora, questi sono i mondiali del 70, questi ragazzi, i nostri ospiti, non c'erano ancora, ma io c'ero, avevo 14 anni, quindi già sognavo magari di diventare un bravo sciatore, eccetera, quindi questi erano i miei idoli. Questa è la, come si chiama, la canadese Clifford, che vinse il gigante.
la Clifford nel 70, però io di quelle gare del 70 dei mondiali ho impresso il gigante vinto dal grande immenso Karl Schranz austriaco, la discesa sulla Saslong vinta da Bernard Roussy, che poi dopo due anni vinse le Olimpiadi a Sapporo, che è stato forse uno dei grandi stilisti, no, della discesa, Bernard Roussy, grandissimo, che vinse davanti a Carl Cording e all'australiano Milne quella discesa. Comunque questo fu il mondiale con Gustavo Fermi, che già era tra i favoriti, anche se era al secondo anno in Coppa del Mondo, quindi giovanissimo, 18-19 anni, che arrivò quarto in gigante e cadde in slalom e non fece medaglia, poi cominciò la sua... Comunque i mondiali sono mondiali che rimangono nel cuore di noi che l'abbiamo vissuti, visti, sono stati una rassegna veramente indimenticabile. Sì, bellissimo. E da lì è nato tutto, da lì è nato tutto. Nicole, tu ti ricordi di, ovviamente non eri nata, eccetera, ma forse i tuoi nonni ti avevano parlato di questo mondiale del 1900. È normale che non vedo più nessuno, siete spariti tutti? Ah no, adesso voglio ringraziare Federico Boico in regia che si diverte a fare tutti questi giochetti che dietro le quinte, eccetera. Nicole, quell'atleta era la canadese Betsy Clifford. Pensa che proprio lei lì in Gardena vinse la gara di gigante a soli 16 anni. Poi si confermò nel 74 e praticamente iniziò questa sua carriera a 16 anni e ebbe l'occasione di vincere l'oro proprio nella tua terra, sulla tua pista. Giovanissima, 16 anni, se ci penso. Erano altri tempi, erano altri stili, c'erano altri materiali, però un po' Betsy è stata la precursore di quello che è un libro di storia, la Saslong, perché durante questa serata racconteremo veramente tanti aneddoti. A proposito, Paulino aveva parlato dei mondiali e dei risultati. Allora Federico, facci vedere due immagini di quella discesa del 1970. Ovviamente le immagini sono di 45 anni fa, però guardiamoci questa discesa per tornare un po' indietro all'inizio della storia della mitica Saslong. Ah, bella, bella, bella. Vediamocela. Ricordando anche il mitico Carletto Senoner. Beh, lui vinse i mondiali di Portivo e Slalom, ma nel 66. Nel 66, esatto. Gardenese. Andavamo sulle spiagge. Gardenese, ecco qui delle immagini bellissime della discesa. Werner, la pista è leggermente cambiata, non negli ultimi anni. La partenza era quella, eh. Sì, sì. Mamma mia. Vabbè, quella discesa la vinse Bernard Roussy. E secondo fu Carl Cording. Voi non ve lo ricordate? Austriaco fortissimo. Sì. Mamma mia, vediamole qua. Ma c'erano le gobbe del cammello che non me la ricordo io. Sì, lì potrebbe essere più o meno prima delle gobbe. Io mi ricordo, sai cosa? Il sorriso di tornare all'arrivo, poi vediamo se c'è anche quell'immagine. Che anno era, hai detto, Paolo, questa? 1970. 70, mamma mia. Avevi un anno, Christian, forse era... Questa è la posizione della Catonzi, hai visto, Vita? Luca di Ponte di Legno, che salutiamo. Sì. Ciao Luca, ciao. Se ti ascolta. Sì, quale gobbe? Quelle qua, eccola qua. Queste sono le gobbe. Bravo Ghedo, le individuate subito. Guarda qua su Kers. E qua l'arrivo. Guarda l'arrivo del mondiale con questo striscione qua. Questo è Carlo Trant, fu quarto, fu battuto proprio da Bernard Roussy, da Cording e da Mille, l'australiano Mille. Qui c'erano ancora gli scarponi in pelle qua, usavano, vero? Eccolo qua, questo è Bernard Roussy. Questo è Bernard Roussy. Ah, no, dai, ero già in coi ganci, però non in pelle. No, c'era... Ah, no. Guardate ragazzi, questo è un mito, eh. Questo qua, voi dovevate nascere, ma questo qui ha fatto delle cose pazzesche, Carlo Trant. Vabbè, Trant.
È un grande. Carlo Sranz è il vostro predecessore qui. Io l'ho conosciuto una volta in sauna, pensa a te, e mi ha detto, guarda, lui è Carlo Sranz. E chi è? Che no, fino... chi è? Ma dai, Pietro, ti do un po' Tanto. Sì, no, no, però chiaramente tanti, cioè, per me era una persona... I miei miti erano da Gustavo, da Toni Grossi in avanti, quindi tutta questa gente qui lì, Schranz, non esistevano. Ma c'era neve fresca. Quella... questo è Soccherz, questo è l'ingresso del Soccherz, vero era? Sì. Adesso qua invece siamo all'uscita dei Ciaslata, la curva del sostituto, il saltino, lo sostituto che tanto piace a Vitalini, poi adesso raccontiamo del tuo deragliamento del bosco, Sì, questo lo raccontiamo dopo perché abbiamo un paio di filmini anche per Pietro. Guardate qua anche l'abbigliamento. Ma è Pietro Verde e Ghedo, avete mai provato questi scarponi e fare una discesa, giusto per curiosità? Ma buonanotte, ma no. No, questamente no, e non comincerò adesso. No, ragazzi, no, però io cosa ha fatto il vecchio? Una volta io sono andato alla Bettone, io ero molto amico di Zeno Colò, che era amico dei miei, eccetera, e ero andato da lui alla Bettone, avevo provato per la Rai, ho fatto questo filmato con i suoi sci e i suoi scarponi degli anni 45, prima del mondiale. Cioè, ragazzi, voi non avete idea. Cioè, se voi provate quegli sci lì, adesso questi erano già dei materiali supersonici in confronto, ma gli sci di 25 anni prima, di Zeno Colò, se voi provate quegli sci, capite quanto erano grandi, potete capire quanto erano grandi questi a scendere a 100 all'ora su quei muri con quella roba là. È incredibile, dovete provare. Paolo, io ho fatto una festa a fine carriera, non so se era o il 2005 o il 2006, era l'ultimo, penultimo anno che correvo, e ho invitato diversi personaggi, c'era anche Celina Seghi, un parallelo in Valbadia. Io ho fatto la sfida con lei, con i suoi sci, materiali che usava lei quando aveva 22-25 anni, e lei con gli sci attuali, praticamente le ho prese, non sono mica riuscito a arrivare davanti, incredibile. Vabbè, è incredibile. Sì, sì, vabbè. Non stavi in piedi. Bisognerebbe che tutti provassero. Per capire, cioè è proprio il classico caso in cui bisogna camminare un po' nei mocassini di queste persone, fare qualche chilometro e poi parlare e giudicare. Paolo, però anche un'altra cosa, io ho fatto il mio primo podio proprio qui in Val Gardena nell'89, dicembre 89, poi mi sono ritirato nel 2006. Nel 2006, dicembre, quando praticamente avevo già annunciato il mio ritiro, avevo chiesto alla federazione se potevo fare la pripista, la gara della Val Gardena. Volevo fare tipo una, come tutti fanno gli atleti quando smettono, una festa, qualche cosa di particolare. Un saluto. Ho chiesto se potevo scegliere con l'abbigliamento che avevo fatto al mio primo podio nell'89, e sono sceso con tutto il materiale, con gli sci, scarponi che usavo. Io chiaramente ho vissuto l'epoca del cambio, che c'era una gran bella differenza. Nel 99-2000 c'è stato l'avvento dei carving ed è incredibile. Io ho fatto la pipista con gli sci, quelli che ho usato nell'89, che erano lunghi 2,23, gli scarponi che avevo all'epoca, il casco vecchio, la tuta ancora, non so se te la ricordi, la Dubin che è morta. La Dubin 2 a quadratura. Sì, esatto, incredibile. Io mi ricordo, a parte la prima curva subito a sinistra, ho dovuto fare tutto passetti per girare. E poi anche il curvone, quello veloce, dopo la compressione, prima di entrare dentro nel pianone lungo, anche quello, gli sci andavano dritti, non giravano niente. Incredibile. Quelli lì invece... Oggi metti su, gli dai pressione e fai la curva, anche di sia di discesa, sono facilissimi. Ma è bellissimo. Questa cosa che dobbiamo nascere 10 anni dopo, dai. Bello. No, è veramente un altro mondo. È cambiato veramente tutto. Abbiamo visto queste immagini, sembrano preistoria. Abbiamo visto il sorriso di Bernard Roussy, il grande Bernard Roussy, felice e incredulo per questa medaglia d'oro stupenda. Allora, questa pista, adesso diamo la precedenza al gentil sesso, come conviene a gentiluomini quali noi siamo reputati almeno. Allora, la nostra Nicole De Lago ha fatto... Ah no, aspetta, c'è un altro filmato. Allora, guardiamo questo filmato, perché è la storia dello sci, e poi coinvolgiamo anche Werner e Nicole.
Allora, beh, questi sono prima Stefano, adesso Gustavo, che salivano in mezzo a questa folla pazzesca. Questo è l'occhio, sembrava gelido, di Stenmark, e Gustavo. Beh, questo è stato il parallelo che ha deciso la Coppa del Mondo del 1975, c'ero, quindi me lo ricordo bene, e erano a pari punti dopo l'ultima gara di Coppa del Mondo. Questo parallelo decideva la Coppa, è stata la gara più vista nella storia dello sci in televisione. Qua ci abbiamo Gustavo che era davanti, leggermente a Stenmark. Allora, queste immagini sono strepitose. Qui siamo a Ortisei, certo, Val Gardena, ma non dove c'è la discesa, a Ortisei, dove hanno improvvisato questo parallelo, ripido, ghiaccio vivo, ma mi ricordo che era un ghiaccio della, non si dice della Madonna, ma è così. Allora, scivola Stenmark, Gustavo taglia il traguardo a due porte, da, era lì, se lo giocavano, pensate un po', Gustavo è andato a vincere la sua quarta Coppa del Mondo grazie a questo parallelo. Beh, queste immagini mi fanno venire le lacrime, grazie. Allora, direi di sì. Cara Nicole, tu queste cose non te le puoi ricordare perché per fortuna tu sei giovanissima. E vabbè, questo correva l'anno 75. Tu hai fatto il tuo primo podio di Coppa del Mondo 2 anni fa, se non ero, 2 anni fa, no? Proprio in Val Gardena sulla Saslong. Che ci dici di quella gara stupenda? Beh, una giornata sicuramente indimenticabile. Poi la gara non era neanche prevista, è successo tutto da una settimana all'altra. Mi ricordo che eravamo a St. Moritz, che mio papà mi aveva scritto: chiamami che ho delle belle notizie per te. Ho detto, ma chissà cosa. E poi quando mi aveva chiamato all'inizio, sai, non ci credevo. Poi avevo anche altra gente che mi scriveva: guarda che vogliono recuperare la gara di Val d'Isère, era la difesa a casa tua, però finché non ho avuto proprio la certezza non mi sembrava neanche vero. Quindi, no, qui si partiva sopra il Stokerz, che ti conosci bene perché è la pista di casa, quindi nella, più o meno dalla parte super gigante maschile. Dai, commentati, guarda che belle queste immagini. Sì, so che avevamo fatto 3 prove, no? Era di lunedì e martedì forse, in prova avevo sempre sbagliato lì l'entrata al Chaslat, ma anche tanto, e in gara poi avevo studiato le linee, tra un consiglio e l'altro, anche di Muchmeier, e così sono riuscita a trovare poi la linea. Il grande... Senti, è un peccato che non ci sia questa gara in campo femminile come tappa fissa, perché tu che sei... È la tua pista, secondo me è una pista disegnata per le tue caratteristiche tecniche, è vero o no? Sì, a me piace tantissimo, c'è velocità, puoi far correre lo sci, qua ci sono i curvoni lunghi, è quello che a me piace tanto, e sì, a me piacerebbe molto farla tutti gli anni, però anche a tante altre atlete di altre nazioni mi hanno detto, ma se riescono di nuovo per la gara, e per quello... A noi piacerebbe tanto correre di nuovo qua, sì. Senti, Nicole, quest'anno sei partita alla grande. Facciamo un attimo una chiosa sulla tua stagione, no? Allora, quest'anno sei partita alla grande, con, mi ricordo, quel secondo posto meraviglioso, un super gigante molto spettacolare, tecnico, a Lake Louise, no? Poi sei andata, hai avuto un po' di problemi. Io ti ho vista sinceramente non sciare il tuo livello, ti ho visto sciare anche male, a gennaio, a Banco, eccetera. E mi sono un po' preoccupato perché ti vedevo proprio in difficoltà, non so cosa sia successo, però qualcosa non ha funzionato. Infatti, a fortuna fine stagione ti ho rivista sciare bene, perché per esempio a Kranz è tornata nelle 10 sciando di nuovo bene. Cosa ci dici per la tua stagione? Beh, sicuramente è stata una stagione sì, con alti e bassi, 2 podi mi hanno regalato tanta gioia. E le difficoltà poi che ho trovato durante questa stagione sicuramente mi hanno permesso di identificare delle aree di miglioramento, degli aspetti. L'obiettivo futuro per il prossimo anno è quello di dare continuità alla prestazione su diversi tipi di neve. E diversi tipi di pista, diversi tipi di tracciato, e su quello veramente voglio lavorare tanto. Poi è chiaro, parti una stagione, fai abbastanza all'inizio 2 podi e vorresti continuare su quella strada lì, però ci sono tante altre cose che fanno parte di un percorso che comunque servono per crescere se vengono analizzate in un certo modo, e per quello credo di aver imparato tanto in questa stagione, anche
dal punto mio, anche di persona, anche personale, per quello cerco di prendere, di imparare da quello che c'è stato e di farlo meglio un altro anno. Che brava, mi piace come quello che ci hai detto, bravo. Adesso ti faccio una domanda però, perché qua vediamo Werner Peratore che prepara in modo sempre fantastico questa pista. Come te l'aveva preparata quella volta lì 2 anni fa quando sei arrivata a seconda? Aspetta, era bellissima, era veramente bella, poi considerando che le 2 prove di giorno erano tutte delle giornate fantastiche, e sì, io mi sono divertita molto, la rifarei altre 1000 volte. Ti ho chiamato in causa per Atoner, è tutto tuo. Assolutamente sì, volevo soltanto dire a Nicole, Mica è sempre con te, anche sul casco, è un personaggio, è la tua mascotte, possiamo dirla. Sì, esatto. Voleva già venire a Cortina a marzo, però purtroppo ci hanno annullato tutto, ma speriamo è di grande, mitica, anno. Mitica. Senti un po', Werner, è una grande soddisfazione vedere una gardenese atleta di punta che ha un grande futuro qua nel Nicola, ricordiamo anche Nadia in Coppa del Mondo, insieme a te e insieme a Isolde Kostner. Qua stiamo parlando di atleti gardenesi che hanno fatto un po' anche la storia dello sci alpino e delle squadre azzurre. Ma sì, quella, cioè già la gara delle donne in sé, organizzata qua sulla Saslong, è stata una cosa unica, non solo perché era la prima volta, perché anche come è nata, cioè noi come comitato organizzatore in pochissimo tempo, da un giorno all'altro, abbiamo avuto 24 ore per decidere se fare sta gara o no, e siamo riusciti a mettere in piedi, io penso, una bella gara delle donne, anche cercando di trovare il giusto... la giusta difficoltà per la pista, che non sia troppo difficile, non troppo facile. Era la prima volta, non sapevamo come le donne reagiscono su certi salti e gobbe, così abbiamo spianato un po' e io penso che sono state contente, perché la pista era sicuramente bella, e poi dopo con il risultato che ha fatto la Nicole anche noi eravamo, c'era come la ciliegia sulla torta, perché era un premio anche per noi come organizzatori, non solo per lei, anche per tutti quelli che hanno lavorato dietro. Beh, una squadra rodata, per la dimostrazione anche che leggevo i commenti delle altre atlete, non soltanto delle azzurre, ma delle altre atlete che hanno partecipato, hanno detto che la pista era veramente preparata in maniera top. E vi ricorda qualcosa questo? Eccolo qui. Vi ricorda qualcuno, Paolino? Ti ricordi chi è questo? Vabbè, dai, questo qui è l'amico di Gadina. Franz. Questo è Kaiser Franz, il più grande discesista della storia. Credo che siamo tutti d'accordo. Però, sulla Saslong, lui ha condiviso il suo record. Quindi, recordman Franz Kramer, 4 vittorie. Recordman Gadina, 4 vittorie, ragazzi. Oh, mica tutto piccolo. Chiedo, mica micio micio bau bau. No, dai, ero super contento quando ha raggiunto le sue 4 vittorie, che è capitato nel 2004, mi pare, 2003-2004, e poi io ho corso ancora 2 anni, quindi avevo la possibilità di poterlo superare, però non ce l'ho fatta, superare il record di vittorie sulla stessa pista. E comunque io mi sono sempre divertito, per me è la pista di casa, perché c'è tutto il pubblico, è la pista che conosco forse meglio di tutte le piste di Coppa del Mondo, perché ho iniziato anche a fare le mie prime gare FIS quando si faceva la gara dopo la Coppa del Mondo, ed era veramente dura. Forse Werner e Pietro se lo ricordano, facevamo le FIS, che anche loro penso che le facevano, c'erano Graham Bell, Martin Bell, erano veramente difficili, dicevano che tante volte era più difficile la fische e la Coppa del Mondo. Gedo, commentati, partenza, Staslong, via, curva sinistra, giusto? Curva sinistra, qua, Sokers, partenza Sokers, fondamentale, sì. Sokers anche belli, compatti, che non sono stato io qua su questo salto qua, il piano qua che inizia a salire la tensione, perché c'è la prima gobba del cammello, ammortizzare, la seconda, hop, slancio, saltare dalla seconda alla terza, poi posizione, lavorare
bene tutte queste ondulazioni, dosi, cercare di stare il più possibile aderente al terreno. Poi questa curva qua è importantissima, la curva del lago, esatto, che ti mette sulla prima curva del ciaslatte. Il ciaslatte sono sempre molto, come vedi anche gli atleti quando fanno la ricognizione, i ciaslatte sono sempre così, è su e giù, è su e giù, è su. E questa è fondamentale, perché questa qui, questa fatta bene, ti dà la velocità. Poi a te, che eri un fenomeno nel far correre da sfogo all'uscita, uscita di curva, ti dà velocità per questo tour finale. Esatto, esatto. Poi c'era una particolarità anche, che un po' era sempre difficile trovare il giusto compromesso, perché delle volte, cioè la maggior parte delle volte, gli sci magari andavano bene sopra nel piano iniziale e nel tratto di scorrimento finale tante volte non andavano. Bisognava trovare uno sci, insomma, che andasse bene un po', da, un po' sopra, un po' sotto, una via di mezzo, perché qualche volta magari andava bene sotto e... perché le nevi sono differenti, sotto è tutto, era sempre tutto al buio, in ombra, e comunque insomma ho fatto le mie più belle gare sulla Saslong. Senti, qua sei sul podio alla tua destra, secondo il grande, immenso nostro amico Luca Alfano. Sì, ecco. Esatto, qui mi ricordo bene che avevo la barba, io ho detto, sono partito, ero in Argentina a fare allenamento in Sud America, era a settembre, ho detto adesso fin tanto che non vinco una gara non mi taglio più la barba. Per fortuna che era una delle prime, perché sennò adesso avrei un barbone fino qua giù. ragazzi, adesso mentre tu parlavi mi è venuto in mente Franz Klammer. Quello della foto che mi avete fatto vedere prima non era Franz Klammer, adesso bravo, era Uli Spitz. Sai chi è il primo che ha volato il gobbe? È l'unico che ha saltato, è stato il primo, non l'unico, il primo a saltare dalla seconda sin dopo la terza gobba del cammello, quindi più di 50-60 metri. Per poi il record credo che ce l'abbia Valcofer, 81 metri, 81 metri misurati. Eccolo qua, questo sì, la tutta la stessa, perché è un cieco, rossa di Francia, però questo è Uli Spitz, che è diventato famoso per aver saltato per primo dalla seconda sin dopo la terza gobba. In che anno, Paolo, è successo questo? Quando è che è saltato la prima volta le gobbe? 80? Era 1980, era 80. Era 80. Era tutta di Franz Klammer di quegli anni lì, rossa. Okay. E invece questo lo riconoscete, Mr. Werner? È bella questa, perché lui aveva sempre questo casco quasi integrale, no? Ed era molto conosciuto per questa cosa qua. Werner. E poi nel 96 Werner è arrivato decimo, e poi ha chiuso la carriera sulla sua pista, perché ricordiamo che Werner ha terminato dopo l'ennesimo infortunio al ginocchio. Ci confermi, Werner, è stata la tua ultima gara, giusto? Sì, no, l'ultima è stata nel 98, la mia ultima, dove sono arrivato in fondo, arrivando 23esimo, però col crociato rotto, in pratica, ecco, ho preso una botta sul primo salto, poi all'atterraggio del terzo cammello lì mi sono accorto che c'era qualcosa che non funzionava, e quando sono atterrato al salto dell'arrivo ho sentito veramente male, mi sono fermato, e poi dopo di lì ginocchio era andato. E io mi ricordo ancora, se posso raccontare una cosa, la cosa più brutta di quel giorno lì è che io ero fermo al traguardo con ginocchio rotto e non sapevo come andare via. Allora dopo un po' sono riuscito a farmi che potevo a passare il traguardo dall'altra parte, perché di solito bisogna fare tutto il giro, no? Allora ho messo uno sci sulla gamba sana, scivolato dall'altra parte, salito sul pulmino, scappato via, perché non volevo farmi portare da una barella o con stampelle tutto il giro dell'arrivo. Quello era il più brutto poi dopo di lì, quella è stata l'ultima volta, no? La prima volta per me è stata nell'83. Senti Werner, perché allora diciamo un attimo chi siete voi, no? Perché allora Dedina è il più famoso, diciamo, del gruppo,
però quell'Italjet lì di quegli anni lì, ma poi certo c'era Tomba che imperversava con la Compagnoli, ma quella squadra lì era veramente forte, perché vabbè, c'era Giuda, c'era, questa che dire, Peter Rungadia, Verne Peratone, Pietro Vitalini, Alessandro Fattori, cioè gente che vinceva in Coppa del Mondo, ragazzi. Luca Cattaneo. Luca Cattaneo, citato prima, capito? Una grande squadra. Poi hai fatto 11 podi e due volte hai vinto in Coppa del Mondo. Una volta sicuramente sul Norvegia, una volta forse Garmi, se non ricordo. Werner. Sì, due volte. Sì, Norvegia e Garmi. Garmi, vedi, ti ricordavo. Ecco, allora tu in Val Gardena, qual è il tuo più bel ricordo della Val Gardena, che è la tua pista di casa, anche se non hai mai vinto lì? Ma difatti bel ricordo, io il mio appezzamento era il decimo, non sono mai riuscito a fare un podio così, perciò in Val Gardena tutti gli appuntamenti erano ricordi bellissimi, no? Perché correre in casa è una cosa che non, che pochi atleti possono fare, no? Poi certo. Purtroppo sì, la pista non era proprio quello che si adattava alle mie caratteristiche, però ho avuto tanti ricordi belli come anche di quelli brutti, perché ho avuto un paio di infortuni qui sulla nostra pista, ma certo. Fa parte del gioco, no? Fa parte del gioco. Senti, allora, chi è che ha un brutto ricordo su quella pista? È Pietro Vitalini. No, scusa, ma Pietro, Cristian, il tuo amico Cristian è diventato famoso, a parte per tutto quello che ha vinto, fatto eccetera, ma soprattutto famoso per quel salto con la staccata T2. Però, secondo me, tu l'hai battuto T2, perché quella, secondo me ti invidia, Cristian, perché quella caduta là a T2, Cristian se la sogna di notte. Allora, io lo chiamo. Allora, mi ricordo perché tu commentato in diretta, era il 94 o 95? Non mi ricordo. 95. Allora, c'era tanta neve. Per fortuna c'era veramente tanta neve, perché qui siamo 800 metri, arrivo, non c'è mai neve. C'era veramente metri di neve. Sì, nevicato allora, di notte, Paolo. Quella notte sì. Lì ha nevicato 80 centimetri, un metro. Che mi fate vedere il volo di Vitalini. Ormai noi viviamo insieme. Guarda, queste curve prima di saltare giù per il salto dell'Ausberg, eccolo qua. Allora, poi c'è l'Ausberg, cante questa curva pazzesca, la diagonale del sole. No, non voglio rivederlo. Guarda Paolo, devi sapere, vabbè, qua ormai lo vedete tutti. Allora, fatto con Pietro, con la mano. Io stavo morendo in diretta, puoi immaginarti, alla RAI. Hai fatto così, ho cominciato a respirare. Penso anch'io, anche se avevo veramente ingoiato tanta neve che non riuscivo a prendere il fiato. Effettivamente, no, ma guarda, è stato un momento particolarissimo, perché avevo già commesso troppi errori, però poi ho voluto tagliare la curva subito dopo la cante, e quindi lì ho perso chiaramente il controllo, sono stato spiacciato, e poi è stata una conseguenza. Proprio questo poi è stato il punto dove ero troppo diretto, e poi ho perso il controllo all'atterraggio, spigolato, e poi ho cercato di salvarmi, ma non c'è stata più chance. La fortuna è stata di trovare quella tantissima neve che mi ha tolto i colpi, quello sì, perché guardate quante piroette l'ho fatto. Allora, Pietro, no, in un anno normale eri morto. Ghedo, in un anno normale senza neve era morto giù di lì. Sì, poi, sì, aspetta, lì normalmente neve non ce n'è mai. Quando è uscito da lì, quando è uscito di pista, su quelle transenne, su quegli arpens, eccetera, sei passato, io sono andato a vedere dopo, sei passato da cavo, che se lo prendi ovviamente ti divide a metà. No, ma voi non l'avete visto, non avete visto il filmato subito dopo, dove io ho toccato qualcosa che ho vicino al cavo, qualcosa che mi ha lasciato un segno sull'inguine incredibile. Infatti mi faceva un male come se fosse stata una frustata, qualcosa, e si sono passato molto molto vicino a quel cavo. Ma guarda, mi vengono i brividi ancora, chiedo di qualcosa. No, volevo chiedere a Pietro. Parlate voi.
visto che quella caduta lì, sì, hai detto, hai voluto tagliare un po' l'entrata nella diagonale, poi quando hai perso il controllo, quando ti sei reso conto che stavi cadendo e sicuramente hai percepito il fatto che tu stavi andando verso le reti e lì hai metabolizzato che non riuscivi più a venirne fuori. In quel secondo e mezzo, prima di andare a pensare di andare a sbattere contro le reti, che cosa hai pensato? Che cosa era il tuo pensiero? Se si riesce a vedere, c'è stato un attimo che io ho proprio buttato gli sci di traverso e ho cercato di bloccare la l'uscita verso le prima se riesci a andare a salire. Ecco, appena subito dopo, vai avanti. In questo momento mi sono ripreso, guardate qui, subito dopo ho provato a riprendermi e intraversare completamente per cercare di fermare e controllare la caduta. Ecco, cercare di controllare, ma poi effettivamente la forza era talmente tanta, mi ha schiacciato indietro e poi lì non c'è stato più niente. Ma non c'è stato neanche il tempo di pensare, ero già dentro nella rete e poi quello che è successo l'avete visto. Allora, da giornalista, commentatore, ho visto una cosa fantastica. Allora, quando Pietro ha focalizzato la vostra attenzione su quel punto dove ha cercato di reagire, cioè di metterlo in traverso, ci era riuscito, perché lui l'aveva messo di taglio verso sinistra, quindi era pronto per schizzare verso sinistra ed evitare questo impatto furioso con le reti. Soltanto che c'è stato un avvalamento in quel momento in cui ha messo lo sci di traverso, c'è stato un avvalamento, una piccola gobbetta, e lì è rimbalzato, quindi lo sci non ha potuto prendere il taglio e andare verso sinistra e riportarsi nella diagonale, poi franando chissà come su per il muro dell'Anecam Schultz. Eccolo qua, quando lui fa questo, vedete? Qui prende una gobbetta, qua, eccolo qui, perfetto, rimbalza via e lì vabbè è finita la storia. No, ma comunque anche in quel frangente dove appunto Cristian ti ha chiesto che cosa hai pensato, ma non puoi pensare, giustamente. No, non c'è stato il tempo, non c'è stato il tempo. Però avete visto, cioè l'automatismo, no, del grande campione, che in un momento in cui non pensi, però fai le cose che dovresti cercare di fare per evitare questo impatto, questa caduta che poteva essere drammatica. Quindi ha fatto tutto in automatico. Cioè, Nicole, non guardarmi così, tu non cercare di fare queste cose, mi raccomando. Non è che non è stato pensato, Paolo. Effettivamente vedi la morte in faccia, vedi un volo alla Madonna, scusate, e provi di salvarti in qualsiasi modo, perché dici no, non posso andare dentro a sbattere contro lì, ho provato a evitare la rete che la vedevo, ormai mancavano 2 metri e quindi è stato così. Ma vabbè, è andata molto bene così, sono più famoso per tutto il resto di tutte le altre belle gare e vittorie che mi hanno tolto, perché effettivamente io ho vinto 2 gare, ma le altre non me le hanno mai riconosciute, perché le hanno annullate. Di Coppa del Mondo. Vado a memoria, tu hai fatto 5 podi, giusto? Vi ho perso. Hai fatto 5 podi, non ci sei più? Non c'è più? Sì, c'è. Rieccolo. Ci senti, Pietro? Vabbè. Lo ripeto. L'abbiamo perso. Poi, se ricordo bene, Pietro ha fatto anche un volo pazzesco sulla Saslong. È finito nel bosco. Sì. Te lo ricordi, Werner? Pietro, la Saslon, lui ha misurato ogni centimetro della pista, è caduto in ogni parte della pista, perché Werner può confermarlo, perché... Ma poi Werner, avete avuto problemi per recuperarlo nel bosco? Sì, quella caduta lì è stata molto peggio di quella di Kitz, perché sì, esatto. C'è un punto, proprio un punto di 20 metri dove ai tempi Cieco. Non era aperta... E nessuno non l'aveva neanche visto, si sono accorti che non è arrivato all'arrivo, e a un certo punto dice: ma Vita è partito? Sì, è partito, ma qui non è arrivato, nessuno l'ha visto. Dopo un po' mi pare che Runghi, passando, ha visto degli sci infilati nelle balle di paglia sulla sinistra, no? E poi sono andati a vedere e lui era giù nel bosco, in pratica in mezzo agli alberi, ha toccato niente, e lì se uno va a guardare giù si meraviglia che è ancora vivo, no? E io su questo mi ricordo ancora una cosa, perché io non, quell'anno non c'ero già infortunato, no?
e quel giorno lì ero che facevo non sento più terzo. Nessuno no, ci senti Pietro? E lì vedo atterrare l'elicottero e passano con la barella con uno con la tuta dell'Italia, allora mi sono preoccupato, vado subito in pronto soccorso, corro lì, cioè corro in stampelle e poi vado lì e vedere cosa, chi era o cosa è successo, no? E così sbirciavo dentro dalla porta, ho visto che era in vita e c'erano lì quattro medici che non riuscivano mica a togliere gli scarponi, no? Era e quando mi ha visto mi fa, vieni qua, e allora vado dentro lì, perché gli scarponi da gara, se non sai come prenderli non riesci neanche a toglierli. Gli ho dato una mano a togliere questi scarponi. Lui era lì pieno di terra, io ho detto, ma Vito, ma cioè, da dove vieni? Dove sei andato? E, no, era impensabile. Andate a cercare funghi. No, ma lì bisogna dire che quella curva lì, la fronte a 110-120 km all'ora, lui ha spigolato e è andato dentro quasi pieno nelle balle di paglia, ha fatto questo salto, era 60 metri più in giù lui, è una cosa che la caduta di Kitzbühel non è niente in confronto. Lui è stato fortunato perché c'è un bosco fitto così di alberi e la Nicole può confermare, o anche Werner, e non ha preso l'unico albero che ha preso, l'ha preso rotolando, cadendo qua sul braccio, che in effetti lui ha rotto proprio l'omero, no? Cadendo, rotolando, e poi aveva botte dappertutto, però è stato di un fortunato. Lì un altro, cioè devi accendere 40 ceri, Pietro, perché è stato veramente fortunato. Ma infatti, no, infatti è in religioso silenzio, perché sta accendendo tutti i ceri. Esatto. Ma ecco, questi sono i dicesisti. Allora Nicole, cioè tu pensa di essere al cinema, non prendere niente per buono di tutte queste robe qua, questi qui sono anche voi non scherzate, siete un po' mattacchione anche voi, perché sennò non fareste quel mestiere lì. Però questo no, ecco, Vitalini veramente, Ghedina, Vitalini, sono veramente due, ecco, due tipi da prendere con le molle, perché hanno fatto delle cose che è meglio evitare. L'altro giorno sono andato a vedermi quello che hai fatto fare a Buffle, il tuo compagno di squadra. Eccolo qua, aspetta, cosa arriva qua? No, qui arriva un'altra avventura di Pietro. Guardate un po' che succede. Magari chiedo se lo ricorda anche Werner, Paolino sicuro. Cosa combina qua? Guardate un po' adesso cosa succede, e gli è andata molto bene. Eccolo lì. Questo me lo ricordo, che questo non mi ricordavo cos'era, e in effetti mi sono ricordato adesso guardando l'immagine. Me lo ricordo benissimo. Dove era? Garmisch nella parte centrale dopo il salto? Esatto. Sì, sì. Tre quarti di pista. Era 1,20, la pista è lunga 1,50 qualcosa. Sì. Però lì credo si è veloci, È il salto del Salman, giusto? Non so come si chiama il salto, sì, Paolo, però... Salman Sprung, non lo so nemmeno io che ci sono riuscito a fare dei grandi numeri. Alleluia, è tornato Pietro. Esatto, il più bello è andata via tutta la comunicazione, non ho più visto niente. Pietro, no, allora però hanno raccontato della tua caduta in Val Gardena che ha oscurato quella di Kitzbühel. Perché diceva Ghedina che di cadute se ne intende e non ha paura di niente, sembrava spaventato nel raccontare questa tua caduta. Anche Werner, quando è venuto a trovarti in ospedale, che si è venuto giù nel bosco, che aveva tutti gli scarponi di ha detto, ma dove è finito Vitalini? Eri finito nel bosco a 120 all'ora, sfiorando tutte queste piante. Sì, effettivamente io la pista della Val Gardena la conosco benissimo, perché da ragazzino, ancora 16 anni, facevo la prepista, e nel piano iniziale una spigolata mi ha lasciato il segno, 4 punti qua. Poi alla curva del lago, poi il Cammelli, altri punti che sono caduto anche lì. Poi sulla curva del lago sono uscito nell'elemento, poi ancora la caduta effettivamente, quella della traversa finale, dove praticamente Rungaldir è arrivato al traguardo e diceva al giudice di gara, giudice d'arrivo,
ma io ho visto degli sci là in mezzo alla pista, ma non ho trovato nessuno, non ho visto nessuno, dove erano i Vitalini, finché un passante dalla strada è sceso all'arrivo dicendo guardate che là è uscito un atleta, e finché mi sono venuti a provare a prendere in mezzo al bosco nella traversa finale, e lì io mi ricordo che ero seduto come se fossi seduto su una poltrona e avevo il braccio a destro dietro la schiena, ho provato a portarlo in avanti e lì mi sono accorto che avevo rotto l'omero e non ce la facevo più. E da lì ho cominciato a urlare finché poi sono arrivati Luciano Zani, il mio allenatore, e vari, il medico e altri ancora che mi hanno aiutato, mi hanno messo nella barella finché mi hanno portato fuori a spalla in mezzo al bosco, e non vi dico come si dice le madonne per potermi portare fuori da quel postaccio, perché effettivamente è un pendio molto scosceso, in mezzo alle piante, in mezzo agli arbusti, quindi è stato veramente un allora, devo dire grazie a tutti coloro che mi hanno portato fuori. Grazie a qualcuno lassù. Sì, allora, bello, sicuramente lì mi ha aiutato tanto la fortuna e qualcuno che ha guardato dall'alto. Scusa, c'è anche Sant'Anton, la vecchia pista, non so se lo ricordate, è andato dentro. Io le ho misurate dappertutto, io mi chiamavano anche Geometra oltre che Galitalia. Cioè, tu hai avuto la fortuna perché... Non ho mai beccato pali, innocenti, alberi, sei sempre stato fortunato nelle fresche. Anche lì sei andato sotto quanti metri? 8 metri sotto tutte le impalcature delle tribune. Dopo l'arrivo, una fortuna incredibile, perché lì veramente. Ho commentato anche quella, cioè gli spaventi che ho preso con Vitalini e Ghedina. Cioè, ragazzi, dovete parlare di un... Allora Pietro, quello bianco cosa vuoi di più? Che abbiamo spaventato così tanto. No, aspetta. Se io quando parlo e racconti queste cose, sempre che rido, non per mancanza di rispetto, ci mancherebbe, perché mi sembra di stare davanti a un cartone animato e mi fa ridere, perché io mi immagino insieme come un cartone animato, perché queste cose qua non te le puoi immaginare. Avete visto la caduta di Kisbore, ma se uno la racconta non ci crede finché non la vede. Quindi sono dei cartoni animati che io, così, che è come una visione di un cartone, quindi rido, scusa, ma rido qua perché mi fa ridere. No, ma è simpatica la cosa, perché io dico sempre, fin quando ti puoi alzare con le proprie gambe e commentare quello che ti è successo, come a Kitzbühel, come a dappertutto, perché effettivamente a me, tranne quella volta in Val Gardena, quella che raccontavo prima, dove mi hanno portato via in barella, io mi sono sempre rialzato con le mie gambe e sono sempre sceso all'arrivo. Vi ricordo solo una a Val d'Isère, dove sono andato la compressione, quella finale. Ah, la compressione sotto, certo, proprio la compressione. Sono andato a appoggiarmi alla Body Miller sul telone, solo che però evidentemente gli organizzatori le avevano messo i teloni al contrario e mi si è infilato dentro lo sci da un telone e l'altro. Praticamente sono caduto verso in avanti, ho picchiato una tuonata, come si suol dire, con la testa per terra, e io vabbè, mi sono rialzato, ho rimesso su lo sci era completamente imbarcato, era fatto così. Sono arrivato all'arrivo, dopo qualche minuto, ti parlo del 91 giù di lì, dopo qualche minuto rientro e chiedo al povero Robert, ma io che tempo Robert Brunner. Ma che tempo ho fatto che non mi ricordo, che io sono qua all'arrivo, non mi ricordo assolutamente. E via, mi hanno portato via subito a fare visite e vabbè, comunque anche lì è andata bene. Un saluto al nostro caro, il compianto Robert Brunner, che stava sempre all'arrivo con Tomba, con voi, mi aspettava, quindi un noto volto dello sci alpino, il caro Brunner. Sì, è veramente un carissimo amico. Peccato che non ci sia più con noi, perché ci ha aiutato tanto. All'arrivo per noi era sempre un punto di riferimento, quando a lui arrivava, che le cose andavano bene, che non andavano bene, il suo sorriso era sempre importante, che ci accoglieva sempre a braccia aperte. Per noi era quasi un padre, perché alla fin fine, quante volte Werner, Ghedo, anche se andava male, giù una pacca e ti diceva dai che va bene alla prossima. Diceva l'orchestra pomeriggio.
Senti, ricordo, io tornerei un attimo sulla Val Gardena adesso, proprio in modo specifico. Perché, vabbè, allora, la Val Gardena, allora, se a Kitzbühel, allora, Kitzbühel è famosa per tanti passaggi, però la Val Gardena è famosa soprattutto per le gobbe del cammello, queste famose, famigerate gobbe del cammello. Allora, diciamo, prima di Val Cooper, grande di seguita di qualche anno fa, che ha vinto tantissimo, ha fatto questo salto di 81 metri misurati. 81 metri vuol dire che atterri giù nel piano, eh. Cioè, ti insacchi come in un frullato di banane, 80 metri, sono veramente tanti. Purtroppo quel passaggio però è stato teatro anche di cadute. Io ricordo prima di voi il caro amico Giorgio Piantanida, coautore, protagonista di una caduta terrificante, rimase in coma. C'eravamo, Werner, c'eravamo lì quando è caduto Giorgio. Gli ho fatto il mio primo podio io. Era quando è caduto Sì, quando voi cominciavate ad arrivare in auge, sì, c'era Giorgio alla mia età, eravamo, cioè lui sì, aveva fatto qualche risultato prima di noi, ma che anche Werner la stessa età. Sì, quando lui è arrivato secondo a, adesso non mi ricordo più, che a Leukerbad, Werner era terzo. Quindi fecero primi tre, diciamo Muckmeier, Giorgio Piantanida e Werner proprio, no? Tripletta azzurra in discesa storica, a Leukerbad, Svizzera, bellissimo. Scioline. Giorgio Ghedina, vedo Giorgio lì protagonista di una caduta allucinante. Beh, due anni fa Visin, lo svizzero, anche, cioè, ha avuto una spigolata prima delle gobbe, è arrivato sdraiato sulle gomme, decollato, ha tirato in testa, vabbè, adesso sta abbastanza bene. Paolo, il problema è che Giorgio in quel periodo non era perfettamente in forma, non sapeva esattamente, era ancora il periodo dove o si passava a destra e si cercava di saltare le ultime due gobbe, o si passava a destra e si cercava di schiacciarle con il rischio di atterrare sulla terza gobba, infatti è successo a me in prova, poi si passava a sinistra alla linea Girardelli, molti metri in più ma meno rischioso, e quindi queste erano le tre soluzioni. Giorgio è arrivato alla prima, dalla prima gobba aveva un po' di titubanza, non sapeva cosa fare, poi nel momento in cui è atterrato si è visto un po' troppo al centro della linea ideale, che lui voleva fare quella di sinistra, e ha provato a, no, voleva fare quella di destra, e quindi automaticamente quella più corta, ha provato a girare, in quel momento si è appoggiato sull'interno e poi è decollato completamente fuori traiettoria, o probabilmente fuori posizione, è atterrato sulla terza gobba completamente orizzontale. Quella è stata la sua caduta, chiaramente quando è andato a impattare è stato violentemente. Io ero al traguardo, lo so benissimo, l'ho vista proprio in diretta, poi sono andato a trovare Giorgio all'ospedale e aveva sì delle grandi botte, però stava abbastanza bene. Poi ha avuto delle complicazioni durante la notte, è caduto dal letto, insomma, e da lì poi ci sono state tante problematiche, altro ancora di più. Quindi, però chiaramente è stato veramente per lui una brutta caduta che gli ha lasciato il segno. La fine della sua carriera è stata lì praticamente. Senti, allora ragazzi, stiamo parlando della Saslong, no? Paolino, Ghedo, facciamo una sorta di inspection, voi che la conoscete molto bene, perché magari qualcuno ci sta guardando e non la conosce così bene. Guardiamoci questa mitica pista del circuito della Coppa del Mondo con il commento di Paolino De Chiesa e Cristian Ghedina. Magari uno commenta la parte alta e uno commenta la parte bassa. Dai, Ghedo, parti, sei al cancelletto. Allora io, partenza, questa è la partenza, una partenza un po' in piano, importante e un po' in contropendenza, col terreno a sfavore che pende verso sul piede sinistro, la parte più ripida, più bassa. E devi spingere bene e affrontare la prima curva. La curva di destra c'è un dosso, poi qua c'è la compressione dove c'è l'alluminio che sta scendendo, la treda che sta scendendo. Questa è quella curva lunga verso sinistra che devi affrontare in maniera perfetta per poi fare il salto, dove ti porti appresso tutta la velocità se la fai bene, ma anche la prima curva è importante. E poi qui è tutto un tratto di scorrimento, qui devi mettere gli sci, cercare di tenere gli sci più piatti possibili, e lasciar correre, perché ci sono questi 18-20 secondi
veramente di non di piano, è sempre molto ondulato, ma bisogna lo schimmel deve lavorare bene e poi bisogna anche fare correre bene gli sci. E poi qua si entra, c'è il Sockers, il muro del Sockers, il salto Sockers, e queste sono invece le gobe del cammello, da qui vai avanti tu Paolo. Dai Ghedo, fantastico, mi sembrava di vederti scendere, raccontavi. Allora sì, adesso siamo arrivati in questo punto di cui abbiamo parlato tanto, questa è non si vede tanto bene, però dalla seconda gobba si vola fino alla terza, 40, 50, 60 metri eccetera. Attenzione, qua giù, in questo canalino, in questo modello, dove si è schiantato, in questo punto si è schiantato Maier, il campione olimpico. Poi c'è la curva del lago che ci porta a sinistra, e questa è la prima, sì, è saltato un pezzettino in questa ripresa, diciamo. Siamo già quasi alla fine dei Chaslat. Questa è una curva molto, molto... No, questa è un'altra ripresa, siamo tornati un pochino indietro, perdone. Attenzione, questa è l'uscita verso destra del Chaslat, curva molto ondulata, delicatissima, perché ci sono due gobe da volare, in un saltino unico, in piena curva, e poi questa curva verso sinistra, dove ti scaraventa giù in questa compressione, è una curva delicata, lo dicevamo prima con Cristian, perché ti dà la velocità, l'abbrivio per tutto questo finale, che è uno tus di pura scorrevolezza. Se sbagli lassù, la velocità persa non la recuperi di sicuro. Dedina, ma anche Svindal, se vogliamo, io ricordo che tante volte Svindal proprio sembrava perdesse, e quando ha vinto poi invece ha acceso il turbo proprio lì, facendo benissimo, prendendo quella curva verso sinistra, entrando molto veloce nello finale e quindi andando a vincere. Una pista direi completa, no ragazzi? Dove c'è di tutto, salti, curve, gobbe, ghiaccio, muri, è una pista fantastica. Io la preferisco quando magari non c'è tanta neve e ci sono tutte le asperità del terreno evidenti, in evidenza, con neve molto ghiacciata. Allora quando ti non ci saltare, mi diverte ancora di più. Vedino invece magari ama una neve un po' più soft, così meno rude, dove lui era maestro nel percorrere lo sci, vero che no? Sì, che però purtroppo ormai anche negli ultimi anni, diciamo dal 2000 in avanti, non si trovava più, perché le neve, le piste le preparavano sempre quasi tutte con la barra, o comunque le trattavano molto con l'acqua ed erano sempre parecchio dure. Almeno che non ci fosse una giornata di veramente caldo, anomala, invernale, come succede ormai in questi ultimi inverni, facevi fatica a trovare la pista con le condizioni che piacevano a me, però insomma mi difendevo anche sul ghiaccio, insomma dovevo solo essere convinto io, perché alla fine è tutto, però la testa ha un ruolo fondamentale anche nell'interpretazione delle gare, perché anche se uno non è portato su certi tipi di tracciati o su certe caratteristiche di pista, comunque sì, uno che sa sciare, se lo supera mentalmente questo ostacolo qua, riesce a fare risultato anche su delle piste che magari non sono le piste più adatte a lui. Ipse dixit, mi verrebbe da dire, perché Ghedina non è che se la cavasse, si difendesse, vinceva. Uno che vince, vabbè, Val Gardena quattro volte, ma vince soprattutto Wengen e Kitzbühel, basta, capo, è difficile. Senti, in Val Gardena, Webma, ti facciamo una sorpresa, Cristian, ce l'hai quel video là? Ce l'ho. Glielo buttiamo, dai. Anche perché poi è diventata la sua mascotte, mi sembra che l'avevi anche sul casco, non vedo, mi sembra. Esatto, poi mi sono fatto un peluche, mi sono fatto la mascotte, eccolo qua. Qua è entrato dentro da destra, cioè un po' più, eccolo là. E poi, vedi qua sulla destra, c'era sto capriolo, esatto. No, ma ragazzi, io ti ho commentato, ero con Carlo Gobbo, mi ricordo, quel giorno lì. A parte che ho visto il capriolo, no? L'ho visto, poi dico, ma Ghedo non tira su il piede, niente, non l'avrà visto. Invece tu l'avevi visto, ma te l'hai detto tutto altamente. Hai detto, ma tanto il capriolo sarà lì. Se per caso il capriolo, non potendo uscire dalle reti, scarta verso la sua destra e ti viene sotto di qui, non so cosa potesse succedere. Facevamo festa tutti quanti. Ma non hai accennato minimamente a togliere la posizione. Uno vede un capriolo che comunque... Paolo, ero in gara, non è che potevo pensare a capriolo, se non mi dava fastidio, non era sulla linea, ho dovuto andare... Vedo, adesso faccio una domanda a Nicole. Nicole, ascoltami. Se ti trovassi con un tuo che conosci bene,
ti vedessi il capriolo che potrebbe attraversarti la strada, ma tu staresti in posizione come Ghedina o un minimo ti tireresti su? Cioè, voglio saperlo questo. Beh, no, comunque, come dice Ghedo, stai in gara e ti concentri su quello, poi non so, l'hai visto effettivamente. No, c'è anche una foto che hanno fatto qualche giornalista, fotografo ha fatto le foto col teleobiettivo da giù in fondo al parterre, che dal parterre, anche dalla cabina, che hai detto anche tu Paolo, insieme a Carlo Gobbo, l'avete visto in diretta voi dalla cabina. E in effetti hanno fatto una foto e si vede, c'è una mia foto che me l'ha regalata anche il comitato organizzatore, dove io ho la testa tirata mentre sto passando a fianco al capriolo, mi giro verso sinistra e lo sto guardando. Io avevo monitorato il capriolo. Certo. Allora l'hai visto? Chiaro. Sì. Avevi visto? Era come la mia di Garmis che guardavo l'omino che scendeva. Ma appunto, però Pietro, ecco, tu, io vedi Paolo, lui, Pietro si è fermato, io invece il capriolo neanche una piega dritto verso la... Sì, però la mia era 30 metri, il mio era a 2 metri al momento in cui gli passavo sopra. Vabbè, ma come diceva il grande... Spavento della Madonna, cioè, molto, due spaventi incredibili. Pietro, come dice sempre il grande Mook, quando ci stanno 1000 lire in piedi è più che abbastanza. Mook ha detto sempre, quando andavamo in macchina, quando faceva dei peli, dei rischi, anche con gli sci, se passi vicino a una persona e ci stanno 1000 lire in verticale così, basta, è già abbastanza. Io l'ho già raccontato perché ho avuto la fortuna e il piacere di fare un po' di dirette in questi giorni di quarantena con Ghedina, con Ghedo, e avevo raccontato l'episodio di quella volta che io col mio video, come si chiamano adesso? Telecineoperatore. Ero con lui, Filippo Picciaider, bravissimo, stavo facendo la ricognizione, ero scusato in su, tutto più veloce della discesa di Wengen, no? Altra grande classica insieme a Kisbue, ero sull'anno in su, allora c'era Filippo davanti a me, io col microfono in mano, ovviamente tu facevi una ricognizione per la TV svizzera, lo sai benissimo, no? Quanto stai? A 2 metri, no? Così, 2 o 3 metri. Vedo, sento un fruscio, mi giro, vedo che passa con lo zaino tutto a scacchi della squadra croata perché allenava in difesa Costoli, tutto dritto, ovvio, con lo zaino sulla schiena. Vestito normale, non andava a 130, 160 come si va in gara. Andava a 90, 100. 80, 90, te lo garantisco, sì. È passato tra Filippo e me. Ho detto, ma non ci potevo credere. Ho detto, ma no, ma Ghedo, ma tu sei matto. Paolo, più che abbastanza, ci stavano tante le 1000 lire in piedi. Ci stavano tante 1000 lire, per caso io, metti che mi inciampassi nel racconto, come faccio sempre perché mi sbaglio, avessi dovuto magari avvicinarmi a Filippo per chiedergli il microfono, eravamo morti, capito? Ma un centesimo, 2 centesimi quel frangente lì, è talmente veloce che non riesci a cambiare la direzione in un attimo, se tu ti spostavi, vedo, spostava dall'altra parte. Senti, Ghedo e Pietro, vi chiedo, ma Werner che è compassato così, lui non era matto come voi, faceva il disegista, l'ha fatto in tutti i colori, ma non era della vostra categoria di no, partito. Però io posso dire una cosa di Werner, che io lo ammiro veramente tanto, e prima quando stava parlando, difatti volevo chiedergli, ma perché magari quelli che ci stanno ascoltando, forse non tanti lo sanno, ma Werner ha rotto, io ogni volta mi sorprendo perché ha rotto talmente tante volte alle ginocchia che uno normale, quando rompe un ginocchio, ogni tanto sento le persone, mi sono rotto il legamento, non so se torno a sciare, cosa. Werner, di tu quante volte hai rotto i legamenti, quante volte sei andato sotto i ferri, tra ginocchio destro, ginocchio sinistro, crociato anteriore, posteriore, laterale, menisco, patella, tutto quello che hai rotto. Dillo. Quello... hai più... Non dirlo, ma... Cioè, un po' fa parte del gioco, poi dopo una volta, la seconda volta si impara sempre di più e diventa anche più facile tornare, poi alla fine è tutta una cosa di testa. Se mi facevo male da una parte, vedevo che avevo recuperato bene, poi succede l'altro ginocchio, dicevo, ma se questo recupera come l'altro, allora va bene. E così via, per quello sì, sempre ma... ecco, il modo di tornare,
credo abbiamo la certezza che Veratone lo possiamo annunciare sulla nostra pagina Facebook di Paolo De Chiesa, che è matto come voi due. Esatto. No, ma bisogna dire che i dieci esisti non sono matti. No. Viaggiano, è che viaggiano mentalmente più veloce degli altri. Siete fortunati che ai vostri tempi i manicomi erano già chiusi. Fortunati, ve lo dico io. Il nostro cervello va talmente veloce che ci fa fare delle cose impensabili per gli altri. Allora, Luca Traversi ha scritto che 15 anni fa in Tofana ha visto passare Ghedo in t-shirt e calzoncini corti. Mi sono trovato Ghedo che scendeva in maniche e pantaloni corti. Ma penso che sia normale, sai, Luca, non c'è nulla di. Non c'è nessuna novità assolutamente. È peccato che è sparito adesso Werner, perché c'è una bellissima foto di Werner. Che adesso vedremo, molto molto, ecco che è rientrato Werner, perché oltre ad essere stato un grande atleta, un grande velocista, eccolo qui, anche questo è un grande campionato, Werner, ti vediamo molto ben concentrato qui. Guarda che se questo è più faticoso che fare una discesa, perché qua ci impieghi 5 minuti, ti dico che mi faccia male, cioè non solo le gambe, la schiena, tutto è... fare una gara di facciare l'erba è piuttosto che fare una discesa di Wengen quasi due volte, molto impegnativo. Senti, Werner, qual è secondo te, Werner, la gara, la Saslong per eccellenza che tu ti ricordi, che tu dici questa secondo me è stata la gara, cioè della Saslong dici? Sì, della Saslong. Ma la gara mia o in generale? La parlo in generale, anche come responsabile pista. Ma quello è ogni gara la sua storia, no? Cioè, quando un anno che tutta la settimana fa bel tempo, allora dici questa è stata la gara, perché noi abbiamo molto meno lavoro, sappiamo quello che succede il giorno dopo e così via. Invece certe gare dove ogni giorno hai un imprevisto, essendo... un evento all'aria aperta, dobbiamo sempre avere piani B, C, D, perché non sai mai cosa succede. Per quello ogni gara c'è la sua storia, come anche quella purtroppo dell'ultimo anno, che pur avendo provato tutti i costi di fare il possibile, non abbiamo potuto fare la discesa. Rimane nella storia anche quella. Anche io mi ricordo forse di più questa che magari una dove tutto fila molto liscio, no? Certo. Oltre a Nicole, c'è un altro gardenese che è andato vicino al podio, non ha vinto, perché Nicole è arrivata a seconda, però ricordiamoci, anche Paolino, Ivan Marzola era l'83 e arrivò quinto in discesa ed è stato il miglior risultato di un gardenese sulla pista di casa. Perché come ha detto Werner, ci sono tante storie che la Saslong ci ha dato in questi anni. Suo papà è un grande, vabbè, è stato un personaggio, papà di Ivan, un personaggio molto importante, quello che ha creato in Val Gardena, non solo, col Super Skipasse 2000, che è una persona straordinaria. E vabbè, la famiglia Marzola nel mondo del velocino ha bisogno di presentazioni, tutti fantastici, persone generose, proprio carine. Beh, Ivan, mio grande amico, giochiamo spesso il golf, con lui. Certo. Grande, il suo golf a grado, bellissimo, gli faccio un po' di pubblicità volentieri, bellissimo campo. Direi proprio di sì. E ci sono state anche, come diceva Werner, delle bellissime storie in questi 50 anni sulla Saslong. Vi ricordate di Konrad Barleski? Atleta della Gran Bretagna che nell'81 ha ottenuto un secondo posto e se non cadeva alla fine forse vinceva, ed è stato il risultato storico per quanto riguarda un atleta della Gran Bretagna. E poi forse se lo ricordano molto bene sia Ghedo, Pietro che anche Werner, se vi ricordate di Marcus Foser storia storica per quanto riguarda Esatto, che rappresenta poi la prima vittoria di un atleta del Liechtenstein nella disciplina. Tutto questo è nato nella pista, nella mitica Sassi. Hai citato Foser, ma ecco, non a sproposito, perché in Val Gardena una volta soprattutto
solitamente dopo il 30-35 insomma si fa la foto, no? Finito il podio. Il Val Gardena si aspettava sempre tanto a fare quella foto lì, vero Pietro, vero Ghedo? Paolo, si partiva forse prima con l'orario di partenza, e c'era sempre il problema che quando il sole girava intorno alla Spas Long si velocizzava la parte in alto, una cosa del genere, adesso non mi ricordo più esattamente com'era la problematica. E quindi dopo il 30, dopo il 40, c'erano sempre dei momenti che la pista cambiava completamente, per una decina di minuti diventava velocissima e c'erano dei tempi eccezionali. Adesso non succede più, perché sai perché? Perché per attore la prepara uguale per tutti, e quindi non può cambiare solo un sole, e così. Una volta succedeva. Hanno cambiato anche l'orario di partenza, però, rispetto a una volta, vero? Perché era un po' una discussione abbastanza sentita, questa dell'orario di partenza, vero Werner? Adesso partiamo prima, succede meno, però quei anni lì io mi ricordo che studiavamo l'orario migliore, perché il momento migliore è proprio quello quando arriva l'ombra, i primi due o tre numeri quando arriva l'ombra, la pista diventa più veloce, no? Esatto. Vabbè. Allora, oltre Ghedo, 4 vittorie come Klammer, ricordiamo gli altri azzurri che hanno vinto sulla Saslong: Herbert Plank era il 77, Werner Hell, grande Werner, Super G, Podi con Kurt Zenbacher, Patrick Staudacher, quindi tutti ottimi atleti azzurri, Matteo Marsaglia, Christoph Innerhofer, e l'ho lasciato ultimo perché voglio fare una domandina anche a Paolino. Domme, riuscirà a vincere e la sua pista si adatta alle sue caratteristiche? Ma dunque, l'altro anno mi ricordo che nella stagione d'oro sua è arrivato quinto, sì, ma era cambiata... è cambiata la neve, era partito quei primissimi numeri, non ricordo, c'era stato uno svantaggio, beh, questo è lo sci, questa è la discesa, per carità, però uno svantaggio. Era stato un po' sfortunato per quanto riguarda le condizioni del mantenimento, sento un eco che va bene, e vabbè, ma sai, allora parliamoci chiaro. Domme è talmente forte, adesso vediamo come ci sarà, come sarà dopo questo infortunio grave che ha avuto anche lui, il ginocchio crociato anteriore, ma se dovesse tornare a sciare come prima, ad essere forte come prima, allora lui è indiscutibilmente fantastico su qualsiasi tipo di pista. L'unica pista dove fa veramente fatica, dove magari non vincerà mai, credo che sia la Birds of Prey, soprattutto per quella neve aggressiva, non per la pista, perché adesso correggimi Nicola se sbaglio, ma sulla Birds a Beaver Creek c'è una neve che è veramente troppo delicata per lui, cioè lui ha bisogno di sentire l'appoggio con la sua potenza, e lì allora quando si fida non ce n'è. Se non si fida e sia un po' sulle uova, come dico io, fa fatica, non può schiacciare giù il piede del tutto sull'acceleratore e non può fare la differenza, quindi è una pista dove secondo me ha problemi, non, ripeto, per la situazione morfologica del terreno, perché la pista sicuramente è una pista fantastica che gli piace, ma proprio per quel problema, quel tipo di neve che è sempre quella praticamente lì. Quindi quello credo che sia l'unico tracciato dove potrebbe magari non riuscire a vincere. Per quanto riguarda la Val Gardena, dai, sarebbe bello che ce la facesse, perché insomma così andrebbe a iscriversi nell'Albo d'Oro insieme a Ghedina e compagni. Senti un po', Nicole, qual è la più grande sciatrice di tutti i tempi, secondo te? Nicole De Lago. Per quanto riguarda la velocità, sicuramente. Levon, direi. È quello che penso io. Poi io l'ho conosciuta negli ultimi anni della sua carriera e comunque ho notato lei anche una persona molto umile e molto... anche di persona, che ti dà tanto, perché comunque aiutava le compagne di squadra più giovani, ed è rimane poi nello sci, sicuramente è stata una fuori classe con 86 vittorie in Coppa del Mondo, e cioè iniziare una carriera e concluderla ancora con una medaglia ai mondiali, essere così costante anche in così tanti anni,
secondo me è veramente stata sì, unica e un sicuramente. Senti un po' il prossimo anno vicino a casa tua sulle... Poi ce ne sono tante, io comunque credo che... E vicino a casa tua il prossimo anno, Tofana, vediamo la t-shirt di Ghedo, che è anche testimonial, ovviamente impegnato nel comitato organizzatore dei mondiali 20 e 21. Una pista che ti piace? Una pista dove puoi fare bene? Sì. Sì, è una pista che mi piace molto, è molto completa, ha dei bei curvoni lunghi, velocità, salti dossi e sicuramente è una delle più belle. Ci sarà tantissima gente a tifare, Nicole, assolutamente, ovviamente tutta la squadra azzurra. Pietro, il più grande sciatore di tutti i tempi secondo te? Ma per me sicuramente, come ho detto, per me i più grandi sono stati i miei idoli da ragazzino, poi quindi da Stenmark a Gustavo Toni, più che i discesisti. Dopo sono arrivati i miei rivali, da Herman Mayer e così via, Luca Alfano, Medina chiaramente, perché era, anche se era un mio rivale, ma però anche un compagno di squadra. Questi sono stati i più grandi. Werner, per te chi è il più grande sciatore di tutti i tempi? Ma per me, uno dei più grandi per me è sempre stato Pirmin Zurbriggen, tra lui e Girardelli, anche perché sono quelli che hanno vinto un po' in tutte le specialità. Eh sì, hai perfettamente ragione. Mi sembra che Ghedo ha la stessa idea di Paolino Stenmark, giusto? Ma sai, se io dico che alla fine il più grande è quello che ha vinto di più, no? E quello che ha vinto di più in assoluto tra maschile e femminile è stato Stenmark. Però ogni sciatore, c'è stato ogni sciatore per ogni epoca, insomma. Ci sono tanti sciatori forti, Girardelli, come ha detto, Zurbriggen anche mi piaceva un sacco. Alberto Tomba, non dimentichiamoci di Alberto Tomba. Sì, è vero, non tutti quanti lo dimentichiamo, anche perché lui era un eclettico, era uno che faceva spettacolo e pur anche facendo le feste, le sue bravate, riusciva a vincere ugualmente. Questo un po' anche Body Miller nel suo, faceva un po' le sue bravate, però vinceva e andava forte. Sono i personaggi che lasciano un segno nella storia. Senti, Wepa, invece di farmi la domanda, che tanto si sa cosa rispondo. Esatto. No, faccio io una domanda al Ghedo, perché mi dispiace stasera non aver avuto con noi Peter Lungadir, che invece abbiamo avuto il piacere, no, di avere un'altra serata proprio col Ghedo, ci siamo divertiti un sacco, veramente. Allora, Ghedo era un po'... Lungadir, Peter Lunghi, che ha vinto la Coppa del Mondo di Supergigante nel 95, non dimentichiamolo, come pare. Gardenese. Gardenese, certo. Allora, era un po' l'alter ego di Ghedina, no? Questi due, no? Si davano battaglia. Allora, Ghedina più bravo su certe piste, a lui più compacenti, e Runghi più bravo su altri tracciati, magari estremamente tecnici, dove c'era ripido, ghiaccio, quelle curve così difficili, credo che fosse imbattibile Lungadir, no? Allora, un grande, mi dicevi prima, no? Mi chiedevi se Paris potrà mai vincere su questa pista, e io ti ho risposto che spero proprio che ce la faccia. Invece uno che non ce l'ha mai fatta, pure stesso è stato un grandissimo, è stato proprio Lungadir sulla pista di casa. Ecco Ghedo, io so perché, ma vorrei che ce lo dicessi tu, no? Così ci racconti un attimo anche del tuo grande amico Runghi. Ma lo dico io, Cristian, aspetta. Sapete perché? Perché Peter metteva a posto gli sci, li preparava bene, diceva come farli allo strumento, e arrivava Ghedo e gliele rubava sempre. Sì, perché allora, io non capivo niente di sci. Ma ha ragione, hai sentito cosa hai detto? Che non capivo niente. Ma è vero, un giorno io, sai, intervisti gli atleti prima della gara, dico, Ghedo, oggi che misura usi, che sci usi? Ah, non so mica io, qua me l'ha messo il mio Leo, le muschera, lo storico schimene, la Fischer di Ghedina e di Lungadir. No, non so mica, questi qua vanno benissimo, non so cosa sono. Cioè, capito, gli chiedevi quanto era Runghi, non lo sapeva. Invece Runghi, che era un po' come Schumacher, no? Era un precisissimo, un collaudatore perfetto, eccetera, probabilmente faceva come dicevi tu, cioè faceva un bel lavoro anche per Ghedo, che poi Ghedo sfruttava la gara, giusto? Ma sì, ma no, poi il Leo dava gli sci, insomma, in base a come, cioè, gli sci non c'erano problemi, perché andava sempre bene, il Leo li preparava in maniera impeccabile. Poi dopo, chiaramente, qualche volta potrei aver avuto io gli sci più veloci, qualche altra volta a Peter, però sicuramente
La pista, secondo me, della Val Gardena, anche Peter, che come hai detto tu prima, era uno sciatore più tecnico, più da neve, più un po'... Era uno che gli piaceva mettere dentro lo spigolo, no? Mentre la pista della Val Gardena, io ho sempre detto, è una pista bella, tecnica, impegnativa, temuta anche soprattutto per queste cose del cammello, c'è Slatta, tutti gli atleti, però è una pista che devi cercare di mantenere sempre la velocità. Questo è il mio pane quotidiano, il riuscire a mantenere la velocità in curva quando non ci sono delle curve così chiuse, così strette, no? Runghi gli piaceva proprio mettere gli sci di taglio, di traverso e caricarli, no? Io questa roba qua per me voleva dire frenare, no? E Val Gardena riuscivo a interpretare bene la pista proprio perché aveva queste tipologie di curve, no? Anche. È proprio vero questo, sai Paolo, perché un anno abbiamo fatto un'analisi al video, io facevo lo stesso tempo di Christian in un parziale dove lui faceva 35 metri in più di un mio passaggio e io dicevo ma che cacchio fai a fare così, correre gli sci facendo così tanta strada? Beh, ma anche tu Pietro eri tecnico, ma eri anche molto scorrevole, mi ricordo. Sì, diciamo che io me la cavavo abbastanza su tutte le piste, però non è riuscito a venire il grande risultato. La disciplina, la discesa è l'ipogliedro, nel senso che avevi un ampio orizzonte d'azione. Sì. Senti, Nicole, parliamo un po' della tua sciata. Prima ci dicevi appunto che è stata una stagione importante, eccetera, perché hai capito con due podi, quindi con alti e bassi, bellissimi questi alti, però in questa stagione hai capito delle cose che vorresti poi mettere in pratica per migliorarti il prossimo anno, eccetera. Ecco, si parlava, no, di Ghedina e di Rungadier. Tu sei considerata una grandissima scivolatrice, no? Devi migliorare sul tecnico in certe situazioni, abbiamo visto soprattutto una discesa anomala come quella di Bansko, ma dove per esempio la tua amica Curtoni, che se lo aspettava, è riuscita addirittura a vincere, no? Quindi una grandissima gara, la sua prima vittoria. Ecco, qual è il segreto di questa, cioè prima Ghedo e Pietro diceva di Ghedo, di questa sensibilità, di questa capacità innata di far quello sci, qual è il segreto tuo? Perché sei così veloce dove c'è da far correre lo sci? Cioè è una cosa innata, immagino. Ce la puoi raccontare? Sì, è un po' una spensieratezza, credo. Cioè, te cerchi di essere più veloce possibile, di far correre lo sci senza avere troppi pensieri, come sono messa. È proprio quando la sensazione di essere libera, di poter fare quello che ti piace, di poter far correre gli sci e lasciarli andare. E anch'io mi rivedo un po' nella sciata del Ghedo, quando ci sono magari delle porte, delle curve un po' più chiuse, quel non è tanto mio, cioè sicuramente devo imparare, perché uno sciatore bravo deve essere bravo su tutti i tipi di neve, tutte le condizioni, e per quello sicuramente bisognerà lavorare tanto e ho anche dei bei in squadra per seguire delle atlete veramente tecnicamente. Prima dicevo di questa mia battuta allegorica, cartoni animati eccetera, allora lavoriamo di fantasia. Io dico una cosa, non so se siete d'accordo. Immaginate un gemellaggio simbiotico, pur Brignone De Lago nella stessa persona, con De Lago che fa andare gli sci dove c'è da farli andare, come sta farli andare lei, e le curve fatte da Federica Brignone. Cioè, cosa mi fuori? Una che non perde una gara, ma proprio mai, deve proprio abbassare, non perde più la discesa. Mi concordo. Cercheremo. Sì, io credo che comunque io posso imparare tanto da lei e da tutta la squadra, perché poi anche in fondo tutte le atlete hanno qualcosa che puoi, dove puoi imparare, una da un lato e una in un altro lato. Per quello la fortuna anche di essere in una squadra forte che mi ha insegnato tanto sin da quando sono entrata in squadra, anche adesso ormai 4 anni fa, con le sorelle Fanchini, con la Schnarf, ho sempre avuto, certo, dei riferimenti top, cioè delle persone che mi hanno veramente trasmesso tanto, e anche cioè non lo do per scontato, perché credo sì che sia molto fortunata ad aver avuto questa possibilità. Se tu che non ci rendiamo neanche conto, no? Se tu devi imparare tanto da Federica in curva, perché veramente quest'anno Federica ci ha fatto vedere delle cose pazzesche, però lei deve imparare parecchio anche da te dove c'è da far correre lo sci, perché per esempio a Cramontana, dove è andata fortissimo, no? In quelle discese, però ti ricordi che 10-15 secondi quella diagonale pianeggiante prendeva 4-5 decimi,
Allora, se tu riuscissi a trasmetterle qualcosina per migliorare lì, lei sicuramente ti darà qualcos'altro in cambio in curva sullo spigolo, o no? Sì, esatto, credo che è proprio questa la forza di una squadra, che possiamo imparare l'una dall'altra, aiutarci a vicenda per diventare ancora più forti. Senti Pietro, in collaborazione con il comitato organizzatore della SAS Long, tu organizzi una bellissima manifestazione, ce la racconti brevissimamente che andiamo in chiusura, si chiama Speed Contest, è dedicato ai giovanissimi che approcciano lo sci e li fai scendere dalla mitica, inimitabile SAS Long, sono più di 100. Sì, l'idea è nata alcuni anni fa, era quella di portare i bambini a vedere i loro beniamini, i loro idoli. Da prima l'idea era stata quella, appunto, con la Val Gardena, di portarli alle gobbe del cammello. Purtroppo quell'anno non c'è stata neve, poi è nata l'idea di farli scendere un pezzo sulla pista, appunto la parte finale, e l'anno scorso ci siamo riusciti a portare 120 bambini nell'ultimo tratto, farli passare con sotto il traguardo anche loro, invece che misurare il tempo li prendiamo la velocità, e questo determina la classifica. Per i bambini è una manifestazione incredibile, perché prima di tutto riescono a scendere su una pista dedicata agli atleti di Coppa del Mondo, altrimenti impossibile per loro entrarci. Secondariamente è uscire, passare sotto il traguardo, uscire dalla zona d'arrivo, andare a fare la foto sul corner del vincitore, e poi chiaramente tutti i premi che la mia azienda dà ai ragazzini. Riesco a mettere in atto in varie gare di Coppa del Mondo, e poi in anche altre gare durante l'inverno in altre stazioni. Certamente l'abbiamo fatta a Val Gardena, l'abbiamo fatta sulla Coppa del Mondo a Bormio, stiamo organizzandola in altre piste di Coppa del Mondo, proprio perché questo evento è un momento particolarissimo per i bambini, proprio perché è entusiasmante. Io vedo la faccia dei bambini quando arrivano in fondo e si sentono anche loro arrivati, perché a scendere nella pista di Coppa del Mondo è una cosa che gli dà un entusiasmo incredibile. E poi percorrere anche a loro in posizione di discesa libera, io non vedo, cioè tutti i bambini non vedono l'ora di farlo. È una cosa entusiasmante vedere proprio la faccia dei bambini quando ti dici: come è andata? Bellissimo, è una cosa entusiasmante, vado, lo ripeto immediatamente perché mi sono entusiasmato. La velocità veramente in sicurezza, come cerchiamo di organizzarlo, è la cosa migliore per i bambini. Io penso che sia stata un'idea bellissima e spero di ripeterla sempre di più. Della serie ho fatto la mitica SAS Long. Complimenti per il Speed Contest. Abbiamo iniziato con il 1970, terminiamo con il 1970. Questa clip c'ha un audio, ragazzi. Gustiamocelo, soprattutto Nicole. Eccone uno qui al mio fianco, è De Chiesa. Tu cosa hai vinto? Cosa vuoi fare del cavallo italiano? Senti, ma tu studi? Io sì. E cosa fai? Faccio la terza media. E quando sci? Scio sabato e domenica con sestriere, e nei giorni feriali o in contesto. Di sci piuttosto. Sì. Senti, grazie, fai, dicevi? La terza media. E sei bravo? Sì, sì, abbastanza. Nel primo trimestre e nel terzo. Ecco. Che classe era la quarta media? Paolino, avevi già una certa parlantina, Paolino, avevi già una certa parlantina, dico il giornalista. Avevo 13 anni, ero in fondo al muro della 3-3, dove facevamo i campionati italiani, che per noi era come fare l'Olimpiade. Cioè, il campionato italiano, quando andavamo a Madonna di Campiglia a fare questo campionato italiano, per noi era come fare l'Olimpiade, era il massimo. No? Bei tempi che non ricordavo neanche più. Grazie per questo video. No, ragazzi, io ringrazio, Weppa in primis, che ci ha guidato in questa bella serata, ma poi soprattutto ringrazio Nicole, che è stata veramente carina e simpatica come sempre, alla quale faccio tanti auguri, e poi saluto i miei grandi amici Werner, Pietro, Ghedo, e vi abbraccio.
Grazie, Nicole, per le prossime gare, per gli allenamenti soprattutto e per le gare, perché finalmente io, Guido e Werner ormai vecchietti, cosa vuoi che facciamo? Più che stare a casa a fare la calzetta? No, Vita, qua guardiamo l'immagine del video. Allora, quelli con gli occhiali chi sono? Eccoli là i vecchi, gli altri sono tutti giovani. Bello è che gli occhiali li porto quando ero giovane, già purtroppo. Guarda Ghedo, che sono un vezzo per noi, perché ci vediamo benissimo. Guarda, esatto. È questione di fashion, no Paolina, è questione di fashion. Esatto. Allora io voglio ringraziare il COL, il comitato organizzatore della Saslong, dal presidente Rainer Senone, la responsabile segreteria generale Claudia Riffesser. Grazie di cuore anche ad Hannes Kreuz, capo comunicazione, che ci ha dato bellissime immagini, foto, un po' di storie, aneddoti. Grazie di cuore a Werner, che anche lui, oltre all'atleta, è uomo di punta del comitato organizzatore della Coppa del Mondo della Saslong in Val Gardena e Goden. Grazie a Pietro. Grazie a Guido, grazie a Nicole, soprattutto che sia una grandissima stagione la 2020 e 2021 per te, per tutta la squadra azzurra femminile. Grazie a Paolino, Casa de Chiesa si è spostata in Val Gardena e Goden. Grazie a Federico Boico in regia e grazie a tutti voi che ci avete seguito questa sera. Ci vediamo presto in Val Gardena Goden, magari già quest'estate, comunque a dicembre, per la 53esima edizione, 18, 19 e dicembre. E ora chiudiamo con questa bellissima clip che ci dà il benvenuto a Val Gardena Goden per la prossima stagione estiva 2020. Grazie a tutti e always happy days. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ci vediamo. Huh?